Il cuore di Napoli al servizio della ricerca e della Walk of Life di Telethon. La corsa competitiva di 10 km e la passeggiata di 3 riunirà appassionati, famiglie, associazioni e scuole per sostenere Telethon e una delle eccellenze campane nel mondo, la TIGEM di Pozzuoli. Il programma è fittissimo e oltre alla maratona vedrà nel corso della manifestazione alternarsi a Piazza del Plebiscito tornei di tennis tavolo, tiro a segno, basket, scherma, kung fu acrobatico e tra le altre attività anche un'esibizione di danza con il fuoco. Non mancherà l'intrattenimento con un concerto di Luisa Corna a Napoli nella serata del 18 aprile, grazie al commissario dell'ente provinciale del turismo Gaetano Bocchetti. Una sinergia virtuosa quindi tra associazioni ed enti per favorire la ricerca 365 giorni l'anno, come spiega il direttore organizzativo del centro di ricerca e medicina di Telethon TIGEM di Pozzuoli, Flavio Castellacci. Vogliamo dimostrare a tutti quanti che il Telethon, il TIGEM a Napoli non è un qualcosa che vive una volta durante l'anno, ma vive 366 giorni all'anno, anche quando l'anno non è bisestile. La ricerca va avanti tutto l'anno, sabato e domenica compresa, e dato che l'obiettivo primario è sempre quello lì di essere al fianco di persone che oggi vivono delle situazioni non molto felici, tutti quanti siamo chiamati a uno sforzo in più. Lo sport in questo momento ci affianca, ci chiama proprio in manifestazioni di questo genere. In questo momento la maratona Telethon risulta essere forse seconda solamente alla maratona di Napoli, che da quello che so viene fatta a maggio, proprio perché è un appuntamento ormai di tutti i napoletani.